qui ad Atene noi facciamo così. Qui il nostro governo favorisce i molti invece dei pochi e per questo viene chiamato democrazia. E qui ad Atene noi facciamo così. Le leggi qui assicurano una giustizia uguale per tutti nelle loro dispute private, ma noi non ignoriamo mai i meriti dell'eccellenza. Quando un cittadino si distingue, allora esso sarà, a preferenza di altri, chiamato a servire lo Stato, ma non come un atto di privilegio, come una ricompensa al merito. E la povertà non costituisce un impedimento. Noi ad Atene facciamo così. La libertà di cui godiamo si estende anche alla vita quotidiana. Noi non siamo sospettosi l'uno dell'altro e non infastidiamo mai il nostro prossimo. Se al nostro prossimo piace vivere a modo suo, noi siamo liberi, liberi di vivere proprio come ci piace. E tuttavia siamo sempre pronti a fronteggiare qualsiasi pericolo. Un cittadino ateniese non trascura i pubblici affari quando attende alle proprie faccende private, ma soprattutto non si occupa dei pubblici affari per risolvere le sue questioni private e noi ad Atene facciamo così. E ci è stato insegnato anche di rispettare i magistrati e ci è stato anche insegnato di rispettare le leggi e di non dimenticare mai che dobbiamo proteggere coloro che ricevono offesa e ci è stato anche insegnato di rispettare quelle leggi non scritte, quelle che risiedono nell'universale sentimento di ciò che è giusto, di ciò che è di buon senso. Noi ad Atene, sì, noi facciamo così. Un uomo che non si interessa allo Stato, noi non lo consideriamo innocuo, no, ma inutile. E benché in pochi siano in grado di dare vita ad una politica, beh, qui tutti ad Atene siamo in grado di giudicarla. E noi non consideriamo la discussione come un ostacolo sulla via della democrazia. Noi crediamo che la felicità sia il frutto della libertà, ma la libertà sia solo il frutto del valore. Insomma, io proclamo che Atene è la scuola dell'Ellade e che ogni ateniese cresce sviluppando in sé una felice versatilità, la fiducia in se stesso, la prontezza a fronteggiare qualsiasi situazione ed è per questo che la nostra città è aperta al mondo e noi non cacciamo mai nessuno straniero. Qui, ad Atene, ma noi facciamo così. Grazie. Noi facciamo così. 461 avanti Cristo, Pericle, discorso agli ateniesi letto da Lucrezia Lante della Rovere. Che ma non ringrazio. Ha telefonato Berlusconi? Ecco, l'ultima volta che ha recitato all'infedele Lucrezia Lante della Rovere è apparso un cartellino di Andrea, l'assistente di studio, che mi diceva c'è una telefonata di Berlusconi, ma la prendi. Perché sarà così e arrabbiata. Fosti qualificata tra le cosiddette signore che partecipavano alla serata. Ma si era tanto offeso perché le sue amichette le abbiamo chiamate mignotte. Vabbè, no, adesso, vabbè, adesso. Non andiamo ad infierire perché c'è già il Financial Times. Vedi, la copertina dell'infedele di stasera non è altro che una citazione del principale quotidiano comunista dell'Occidente, il Financial Times, appunto, che nell'edizione di domenica ha pubblicato un'invocazione in realtà più articolata. In nome di Dio, dell'Italia e dell'Europa, vattene.